Una perizia psichiatrica per accertare se il bidello omicida di Vittoria, Salvatore Ropresti, era capace di intendere e volere oppure presentava dei disturbi, a richiedere al GIP il nuovo difensore di Ropresti, avvocato Mangione. Lettera aperta dell'ascolo di Vittoria al prefetto di Ragusa Vardè dopo l'omicidio di sabato. In giro ci sono troppe armi e servono più controlli, e si propone la mappatura delle armi presenti sul territorio ipparino. Operazioni interforze a scogliete dintorni e controlli serrati al mercato ittico intanto proseguono da parte dei militari dell'arma le indagini per cercare di scoprire gli autori che hanno incendiato nottetempo il gommone pneumatico. Oggi nuova storica giornata per l'aeroporto Magliocco a Comiso, dove sono sbarcati i turisti provenienti da Malta. A bordo del Dash 8 a turboelica della compagnia maltese Mediava sono sbarcati 22 passeggeri. Controlli scadenti e inefficaci negli uffici regionali preposti a controllare i fondi dell'Unione Europea. All'indomani dello scandalo sugli appalti pilotati e le tangenti, la regione siciliana scopre il suo vero tallone di Achille. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Una perizia psichiatrica per accertare se il bidello omicida di Vittoria era capace di intendere o volere oppure presentava disturbi, a richiedere al GIP il nuovo difensore di Salvatore Ropresti. La famiglia, come è nota, ha intanto nominato l'avvocato Giovanni Mangione dopo la rinuncia di Santino Garrufi. La difesa non ricorrerà al tribunale del riesame, ma ha deciso di avviare le procedure per la richiesta della perizia psichiatrica, anche perché l'accusa di omicidio con l'aggravante della premeditazione è stata confermata anche in fase di udienza di convalida di arresto. Per la difesa di Salvatore Ropresti, il bidello di 69 anni che sabato mattina ha freddato con due colpi di pistola Giovanna Nobile, la docente di religione nella segreteria dell'istituto comprensivo Pappalardo a Vittoria, in corso le procedure per la richiesta della perizia psichiatrica. Infatti il nuovo legale, l'avvocato Giovanni Mangione, ha previsto la richiesta di perizia psichiatrica al fine di accertare se nel momento della tragedia Ropresti era capace di intendere e volere, oppure parzialmente capace o addirittura lucido e convinto del gesto che stava compiendo. È stata la famiglia di Ropresti a nominare il nuovo legale, l'avvocato Giovanni Mangione, dopo che Santino Garrufi ha rimesso il mandato. Garrufi ha assistito l'omicida sia nella fase del lungo interrogatorio che durante l'udienza di convalida dell'arresto, avvenuta nei locali del carcere di Ragusa alla presenza del GIP Giovanni Giampiccolo. Al termine del rito, Garrufi ha comunicato di aver rinunciato all'incarico, sicuro di aver adempiuto ai doveri di lealtà e correttezza che contraddistinguono il suo operato, motivo per cui è stato necessario ricorrere alla nomina di un nuovo difensore, che ha rinunciato al tribunale del riesame per puntare alla consulenza medica e accertare lo stato di salute mentale di Salvatore Ropresti. E anche il Senato, dopo la Camera, ha dato il via libera all'unanimità alla Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Le norme quindi diventano legge in Italia. A dare notizia la senatrice del PD, Venera Padue, che esprime soddisfazione per l'impegno del Parlamento. Prima incassato i favori della Camera, ora il via libera del Senato. La Convenzione di Istanbul nel nostro paese diventa legge. Da oggi in poi la violenza sulle donne viene riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Questo è uno degli effetti della Convenzione di Istanbul, che ha riscosso consensi unanimi di Camera e Senato. A darne notizia la senatrice Venerina Padua, che esprime grande soddisfazione per l'impegno del Parlamento in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. La Convenzione ha tra i suoi principali obiettivi l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto della violenza sulle donne, ma anche la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e la perseguibilità penale degli aggressori. L'aspetto certamente innovativo del testo è rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani, una forma di discriminazione. Inoltre viene riconosciuta ufficialmente la necessità di azioni coordinate sia a livello nazionale che internazionale tra gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime e la necessità di finanziare adeguatamente le azioni previste per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, nonché per il sostegno alle vittime e lo sviluppo di servizi a loro dedicati. Il disegno di legge era stato redatto nella 16ª legislatura dalla senatrice Anna Serafini, presidente dell'Associazione Libere, e presentato in questa legislatura dalla senatrice Francesca Pugliesi come prima firmataria, a cui la senatrice Padua ha subito dato il proprio sostegno. Durante il dibattito in aula, la senatrice Padua ha rievocato la tragedia di sabato scorso a Vittoria, in cui ha perso la vita tragicamente la docente Giovanna Nobile. La senatrice ha detto che ci vuole un impegno concreto per far sì che la cultura della
la tolleranza, soprattutto quando si parla di generi diversi, possa prevalere. Un impegno che prende le mosse già tra i banchi di scuola. Per questo motivo la senatrice del PD sta valutando la possibilità di fare istituire a livello nazionale, con un apposito intervento normativo, una giornata di riflessione sull'argomento da estendere proprio al mondo scolastico, in cui si affronti con incontri, dibattiti e appuntamenti di approfondimento il tema della tolleranza di genere. In tanti vertici dell'ASCO di Vittoria scrivono in quest'ora una lettera aperta al prefetto di Ragusa Vardè: troppe armi in giro, servono maggiori controlli. Ancora una volta la nostra città finisce sulla cronaca nazionale per crimini che non vorremmo mai accadessero. Il riferimento all'omicidio di sabato scorso a Vittoria ed è il passo iniziale della lettera aperta indirizzata in queste ore dal presidente dell'ASCO di Vittoria Antonio Prelati al prefetto Annunziato Vardè. Per Prelati ci sono oggi troppe armi in giro e in un contesto sociale come quello attuale, in cui la crisi e la precarietà del lavoro generano emergenza, proprio un'arma da fuoco è uno strumento di offesa che nelle mani sbagliate, come si è visto, può determinare atti efferati. È pertanto assolutamente necessario, rimarca l'esponente dell'ASCO vittoriese, valutare e applicare misure specifiche per non ledere la sicurezza dei cittadini ma anche delle imprese. Sarebbe quindi opportuno, alla luce degli ultimi tragici avvenimenti e non solo a Vittoria, che gli organi di controllo eseguano le verifiche, il monitoraggio e la mappatura di tutte le armi presenti sul territorio. Il presidente dell'ASCOM ritiene inoltre necessario porre attenzione ai casi di familiari che ereditano delle armi, affinché gli stessi siano in possesso dei necessari requisiti morali, ovvero in loro assenza rendere inefficienza la stessa arma da fuoco. A Ragusa la squadra mobile ha rinvenuto e sequestrato in quest'ora materiale per modellismo per un valore di 20.000 euro, deferito all'autorità giudiziaria due pluripregiudicati e un incensurato vittoriese. Traditi dal web e in particolare dai siti internet specializzati nella vendita di materiale per modellismo, tra le persone denunciate dalla squadra mobile di Ragusa, un pluripregiudicato vittoriese di 28 anni da tempo residente a Ragusa e altri due giovani di Vittoria, due fratelli di 21 anni. L'operazione è scattata a seguito di un furto subito da un commerciante ragusano specializzato nella vendita di costosi modellini di auto da corsa telecomandate, pezzi di ricambio e accessori vari per un valore di 40.000 euro. Le attività info investigative avviate dalla squadra mobile, anche grazie al supporto della polizia locale postale e attraverso la consultazione di moltissimi siti internet dove i privati pongono in vendita svariati articoli, ha permesso di individuare la presunta base operativa a disposizione dei malviventi per nascondere la refurtiva. Pertanto il personale della quarta sezione ha effettuato una perquisizione accurata a Vittoria presso l'abitazione di due fratelli di 21 anni, uno incensurato e uno pluripregiudicato, all'interno della quale sono stati rinvenuti due borsoni pieni di merce trafugate relativa a modelli di macchine da corsa telecomandate, motori, accessori vari, dei quali i due giovani non hanno saputo fornire valide giustificazioni. Contestualmente a Ragusa, presso l'abitazione di un pluripregiudicato vittoriese di 28 anni da tempo trasferitosi nella città capoluogo in contatto con i due fratelli, è stata rinvenuta un'auto da corsa completa e nuova facente parte dello stock rubato al commerciante ragusano, oltre a telecomandi e accessori vari. Anche in questo caso il 28enne non ha saputo fornire giustificazioni valide circa il possesso del materiale. L'ingente materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della locale autorità giudiziaria al fine di restituirlo al proprietario. Le indagini proseguono su più fronti al fine di individuare la parte restante della refurtiva e se la stessa si è finita nei circuiti legali dei negozi specializzati e che verranno controllate a tappeto per individuare eventuali centrali per la ricettazione della particolare e costosissima refurtiva. Ha scoglietto intanto operazione Interforza nelle ultime ore, serrate soprattutto i controlli al mercato ittico, mentre proseguono le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sull'incendio che ha distrutto il gommone pneumatico di proprietà dell'arma. Continuano senza sosta le indagini da parte dei carabinieri per cercare di fare luce sull'incendio che lunedì notte ha distrutto il battello pneumatico di proprietà dell'arma dei carabinieri ormeggiato nel pontile A del porto di Scoglitti. Sono state acquisite tutte le immagini di videosorveglianza presenti all'interno della frazione nell'orario in cui si è sviluppato l'incendio, che permetteranno di ricostruire l'accaduto. Nel frattempo il comando provinciale di Ragusa ha disposto la dislocazione della motovedetta di Pozzallo nelle coste antistanti Scoglitti al fine di concorrere da al supporto delle operazioni di controllo da terra attualmente in corso.
Non solo la motovedetta stazionerà a Scoglitti, nelle more che il servizio in mare con relativo battello venga ripristinato. Intanto dalle prime ore di ieri pomeriggio sono in corso i controlli interforze al mercato ittico della frazione, in azione i militari della stazione carabiniere di Scoglitti, unitamente a quelli della Guardia di Finanza di Vittoria e della Guardia Costiera della frazione Rivierasca. Il controllo ha riguardato sia l'interno che l'esterno del mercato, 20 le autovetture di proprietà degli acquirenti controllate, tra cui diversi grossisti e tutti i furgoni isotermici per il trasporto del pesce, la cui documentazione è risultata in regola, 10 le contravvenzioni elevate nei confronti di altrettanti soggetti per il mancato rispetto dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo che vieta l'accesso nelle aree riservate del porto delle autovetture per un totale di circa 1.100 euro. Internamente al mercato la tenuta e conservazione del pesce è risultata in linea con la normativa, in quanto tutte le cassette del pesce erano etichettate garantendo così la filiera commerciale ittica. Sale a 40 il numero delle violazioni amministrative contestate dai militari dall'inizio del mese di giugno per un totale di poco inferiore a 5.500 euro. I controlli nel settore ittico continueranno anche nei prossimi giorni. Proseguiamo con questa lunga pagina di cronaca col fenomeno, in questo caso dei furti di rame nel nostro territorio, stavolta nel mirino dei malviventi, una segheria sulla Vittoria Comiso, episodio sta accaduto stanotte sul posto polizia e guardia di finanza. Hanno messo letteralmente a soqquadro il capannone in cui si sono intrufolati durante la notte, forzando uno degli ingressi per poi trafugare una quantità ancora da accertare di cavi in rame. È accaduto tra le ore 20 di ieri e le 7 di questa mattina. Ignoti hanno preso di mira la segheria dei fratelli Peluso, sita lungo la strada statale 115 Comiso Vittoria, al chilometro 300 più 800. Sul posto gli agenti del commissariato di Vittoria e la sezione scientifica per accertare quanto accaduto nella segheria di marmi e i danni causati dai malviventi che per entrare nella struttura hanno divelto la porta d'ingresso in ferro. Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza della Tenenza di Vittoria. Questa non è la prima volta che ignoti causano danni ingenti in strutture di vario tipo per rubare cavi di rame. In corso indagini a tutto campo. E voltiamo pagina, giornata storica per l'aeroporto Maglioca Comiso oggi, stamattina infatti il primo volo da e per Malta, ieri intanto lo scalo era pronto ad accogliere 100 immigrati provenienti da Lampedusa che poi dovevano essere trasportati a Pozzallo. È atterrato alle 9.30 di questa mattina il primo aereo proveniente da Malta con a bordo una cinquantina di maltesi, solo un'ora dopo era già pronto a ripartire con i primi turisti ragusani per raggiungere l'isola dei Cavalieri. Giornata storica per il territorio ragusano, l'aeroporto di Comiso infatti ha dato prova di avere tutte le carte in regola ed essere pienamente operativo. Non solo, lo scalo è pronto anche per gli atterraggi di emergenza come quello disposto dal Ministero degli Interni e riguardante il trasporto di 100 immigrati provenienti da Lampedusa diretti al centro di accoglienza di Pozzallo, come riferisce il presidente di Suoco, Rosario Di Bennardo. Stiamo testando anche il check-in. Naturalmente il primo volo di linea è scheduleato, ma sapete benissimo ne sono arrivati tanti altri, così come quello di ieri sera, che per noi è stato anche quello un momento di grande emozione perché il governo italiano ha ritenuto idoneo l'aeroporto di Comiso e quindi tutto lo staff che e tutta l'organizzazione a ricevere un Boeing in condizioni di emergenza. Questo è anche un premio al lavoro e ai sacrifici che ha fatto anche la società di gestione, perché il fatto che sia arrivato un Boeing, quindi uno degli aerei più grandi, a Comiso, in situazione di emergenza, l'abbiamo gestito bene, quindi per noi questo è un motivo di vanto. Anzi, grazie a questo noi riteniamo di essere inseriti ancora con più forza tra gli scali di interesse nazionale. Ad agosto invece Tunisia? Proprio pomeriggio noi andiamo a Palermo per trattare direttamente con il direttore generale di Tunisair per iniziare con una charteristica ad agosto e poi iniziare i voli di linea. Intanto stiamo lavorando per la charteristica di agosto. Questa mattina al Vincenzo Magliocco c'era anche il sindaco uscente Giuseppe Alfano e il commissario straordinario della provincia regionale di Ragusa, Giovanni Scarso. La provincia è coinvolta in questa vicenda, in questa piacevole vicenda che vede la realizzazione concreta, vera, di un aeroporto che è all'avanguardia in Italia, insomma un nuovissimo aeroporto razionale, molto, molto bello, insomma molto operativo, perché diventa operativo da questa mattina in poi.
Adesso Consiglio Comunale di Vittoria, che tornerà a riunirsi lunedì prossimo, lunedì 24 giugno alle 19, all'ordine del giorno, tra gli tanti argomenti, nella seduta convocata da Presidente Salvatore Di Falco, figurano anche l'approvazione dello schema di massimo per quanto riguarda la variante al PRG, poi l'approvazione del regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, e ancora l'approvazione del piano speditivo comunale di protezione civile e la disciplina e lo svolgimento dell'attività di acconciatura ed estetista, oltre a diverse ovviamente mozioni e interrogazioni. Controlli inefficaci e scadenti negli uffici regionali, così il vorticoso giro di appalti e tangenti ha potuto prendere piede e i protagonisti agire indisturbati. E adesso scatta il giro di vite. Adesso che i bui sono scappati si cerca di chiudere le stalle, motto sempre attuale che non fa una grinza se collegata allo scandalo alla regione che ha portato, come è noto, in carcere 17 persone, mentre un numero imprecisato tra politici ed ex assessore sotto inchiesta. E oggi, alla luce di quanto accaduto con l'uso dei fondi europei, si capisce come gli uffici deputati ai controlli di queste somme siano stati scadenti nel loro operato, per non dire assolutamente inefficaci. Proprio un anno fa Bruxelles bloccò l'intera spesa dei fondi europei siciliani contestando gli scarsi controlli. Ancora in pochi sapevano, ma i 15 milioni dilapidati dal CIAPI e i 19 spalmati sui grandi eventi del turismo erano già nel mirino. Per sbloccare le somme, a gennaio, la Regione si era impegnata a potenziare le strutture che all'interno di ogni assessorato si occupano di verificare bandi e procedure. Si chiamano unità di monitoraggio e controllo e sono la prima barriera. Ma è servita a poco, perché solo 15 dei 75 funzionari previsti a gennaio hanno preso realmente posto negli uffici di competenza. Morale: delle 110 persone che alla fine dovevano controllare i fondi europei, solo una quarantina s'oggi realmente all'opera. Intanto il governatore Crocetta continua in queste ore il suo sfogo, cercando anche di sbollire la rabbia. Mi tocca fare anche il poliziotto, ha dichiarato, mentre vorrei chiudere gli enti che non possiamo monitorare, ma incontro resistenza da politici e sindacati. Poi la stoccata finale alla regione, conclude Crocetta, tutto organizzato per favorire l'omertà. Comiso adesso col comitato precario della città casmanea, che dopo un lungo periodo di protesta, come si ricorderà, per il diritto al lavoro ha incassato in queste ore l'importante risultato di un incontro che si è svolto a Roma con i funzionari del Ministero dell'Interno, dove è stata fatta chiarezza sulla vicenda, precisando il percorso di prestabilizzazione già effettuato ed evidenziando gli elementi normativi e giurisdizionali per risolvere definitivamente la problematica. La mancata approvazione del bilancio riequilibrato dell'ente comunale non consente al momento alla Commissione per la finanza di esprimere parere sulla delibera del 85 del 2013 relativa alla predisposizione di un piano triennale di assunzione graduale del precari, quindi sul reintegro dei precari nell'ente. Precari che ringraziano intanto la senatrice Venerina Padua, che con coscienza e grande senso di responsabilità sulla questione si è fatta promotrice dell'audizione, e per il suo tramite il vice ministro Filippo Bubico. Saranno ascoltate tra oggi e domani le 5 persone raggiunte dalla misura cautelare per la nota vicenda del caro estinto a Modica. Tra gli indagati ci sono anche 3 medici dell'ospedale Maggiore. Sono cominciati oggi a Modica gli interrogatori nei confronti delle 5 persone raggiunte da misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa alla sanità, che si può sintetizzare nella denominazione di caro estinto, laddove ad agire erano agenzie di pompe funebri assieme a medici e infermieri compiacenti. Per tutti l'accusa è di far parte di una vasta rete di rapporti di natura illecita, una sorta di sistema sanitario parallelo che gestiva un collaudato sistema truffaldino, lucrando alle spalle di malati terminali. Nell'inchiesta risultano indagate 18 persone a piede libero, tra cui 3 medici del Maggiore. Gli inquirenti hanno appurato come medici e paramedici compiacenti, oltre a violare il segreto professionale di riservatezza, abbiano anche falsificato documenti in uscita dal Maggiore, simulando pazienti dimessi ancora in vita nonostante invece fossero deceduti. Sotto interrogatorio in queste ore una coppia di titolari di agenzie funebre, Gaetano Pucci e Raffaella Palladino, insieme a Vincenzo Giummarra, Salvatore Medici e Alessandra Agosta, quest'ultimo accusato di spaccio di stupefacenti verso il figlio di un infermiere. Tutti e 5 hanno l'obbligo della firma in commissariato. Enzo Di Raimondo ha gettato la spugna e si è dimesso da presidente del consorzio universitario Ibleo, cui decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno attraverso una lettera aperta che lo stesso Di Raimondo ha inviato ai componenti il CDA, ai componenti il collegio dei revisori dei conti. Nonostante il mio possibile impegno, ha affermato Di Raimondo, ritengo le mie forze non del tutto adeguate ad affrontarle e soprattutto a risolverli. Di Raimondo ha ringraziato anche i componenti del CDA, a cominciare dal vicepresidente Gianni Battaglia e i dipendenti. La pesante situazione finanziaria del consorzio alla base della decisione di Di Raimondo. I dipendenti, come è noto, sono al verde da alcuni mesi. I fornitori continuano a presentare giorno dopo giorno ingiunzioni di pagamento che il consorzio non può onorare perché le casse sono a secco.
E siamo al calcio, la cessione del Ragusa ormai ai dettagli, la nuova società è quasi pronta per essere presentata a fine mese ai tifosi alla città. Se siamo venuti a Ragusa è perché abbiamo in mente un progetto serio. Con queste parole gli imprenditori campani che hanno praticamente rilevato la società della presente Rimaudo stanno per chiudere la lunga e delicata fase del passaggio. La nuova società azzurra verrà presentata probabilmente a fine mese con l'obiettivo dichiarato che è quello di aprire una stagione ricca di soddisfazioni e tornare possibilmente prestissimo tra i professionisti. I nuovi dirigenti vogliono puntare ad una squadra giovane anche con l'innesto di giocatori stranieri perché in Sicilia e in Italia, dicono, ci sono bravi calciatori. E la nuova cordata però non vuole fermarsi agli ambiti strettamente regionali. Inutile in ogni caso fare proclami, hanno affermato in coro, perché sarebbe facile adesso dire che si punterà alla promozione, giusto per creare entusiasmo fra la tifoseria e così illuderla. Si deve cominciare invece a costruire una squadra solida e competitiva e poi i risultati arriveranno da soli. Presto, ma non troppo però, parlare di calciomercato. Tra i giocatori più chiacchierati c'è naturalmente Capitan Bonarrigo, artefice principe della salvezza. I nuovi dirigenti vorrebbero ottenerlo, ma prima bisognerà parlare con l'interessato. Poi Acate con il Real Biscari in particolare, che ha risolto il rebus allenatore, sarà Alberto Gulino. In questo caso si tratta di un ritorno, il tecnico in passato aveva già ottenuto in città lusinghieri risultati. Da giocatore Alberto Gulino è stato un difensore spesso insuperabile, lo testimonia il suo passato tra le file del Vittoria prima e del Comiso dopo. Da neo allenatore del Real Biscari invece, dove ritorna dopo qualche anno, vorrebbe affermare e trasmettere le sue doti caratteriali alla squadra che è stato chiamato a guidare nel prossimo campionato di promozione. La decisione di affidare la guida tecnica nuovamente a Gulino in effetti circolava in città da alcune settimane e così mercoledì sera il direttivo ha deciso di rompere gli indugi chiamando l'ex tecnico ad affrontare la nuova esperienza. La palla ripassa adesso ai dirigenti acatesi che, seguendo le indicazioni del tecnico, dovranno completare o modificare una rosa di giocatori che l'anno scorso disputò un campionato dignitoso tra luci e ombre, come di solito capita alle formazioni di media caratura. Non mancherà in queste ore il lavoro all'apertura delle liste, soprattutto per il direttore sportivo Mario Terranova, già in contatto con alcune società del comprensorio ibleo-nisseno per cercare di arrivare a quei giocatori che fanno al caso della team acatese, e sempre tenendo presente ovviamente le ristrettezze del momento e delle difficoltà in cui si dibattono le società a tutti i livelli del calcio dilettantistico siciliano e non solo. Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. L'assassinio nobile, una perizia psichiatrica per accertare se il bidello omicida di Vittoria era capace di intendere, di volere oppure presentava dei disturbi mentali, a richiedere alle GIP il nuovo difensore di Salvatore Lopresti. La sua famiglia ha infatti nominato l'avvocato Giovanni Mangione dopo la rinuncia dell'avvocato Santino Garufi. Il nuovo legale ha intenzione infatti di chiedere al giudice per le indagini preliminari un accertamento sullo stato mentale dell'assistito. Lettera aperta dell'ASCO di Vittoria alloggi al prefetto di Ragusa Vardè dopo l'omicidio di Vittoria. In giro ci sono troppe armi, dice l'ASCOM, e servono più controlli. E si propone, tra le altre cose, la mappatura delle armi presenti sul territorio ipparino. La stessa ASCOM ritiene inoltre necessario porre attenzione ai casi di familiari che ereditano armi da fuoco. Devono intanto avere i requisiti morali e loro assenza rendere inefficienti le stesse armi da fuoco. Operazioni interforze scoglitte e controlli serrati al mercato ittico intanto proseguono da parte dei militari dell'arma le indagini per cercare di scoprire gli autori che hanno incendiato nottetempo il gommone pneumatico. Sono state infatti acquisite tutte le immagini di videosorveglianza presenti all'interno della frazione Riverasca proprio nell'orario in cui si è sviluppato l'incendio, immagini che saranno ovviamente di grande utilità nelle indagini. Oggi nuova storica giornata per l'aeroporto Magliocco di Comiso, dove sono sbarcati i turisti provenienti da Malta. A bordo del Dash 8 a turboelica della compagnia maltese Medavie sono sbarcati 22 passeggeri. Dopo le verifiche tecniche, il rifornimento di carburante e la pulizia la partenza per Malta. Ad accogliere questa mattina i primi passeggeri al Magliocco, le autorità cittadine, sindaco Alfano in testa. Scandola la Regione, controlli scadenti e inefficaci negli uffici regionali preposti a controllare i fondi dell'Unione Europea. All'indomani dello scandalo degli appalti pilotati e delle tangenti, la Regione scopre il suo vero tallone d'Achille. Proprio un anno fa, Bruxelles bloccò l'intera spesa dei fondi europei siciliani, contestando gli scarsi controlli, ma nessuno intervenne. Per il presidente Crocetta, tutto è organizzato nella Regione per favorire l'omertà. Possiamo fermarci per il momento, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.